Mamma Schiavona non si tocca, siamo tutti figli suoi. La comunità di Ospedaletto dal Pinolo, il paese dell'aiuto a Montevergine, il popolare viaggio dei pellegrini che si celebra nei primi giorni di settembre, ha preso la notizia del furto dei gioielli custoditi nella teca del Museo Abbaziale del Santuario, si è stretta la Madonna degli Ultimi ferita dallo sfregio di ignoti. A Ospedaletto, così come negli altri comuni ai piedi del Partenio, protetti dall'alto dei monti, dalla Vergine Maria, in ogni angolo di strada o esercizio commerciale c'è un'immaginetta, un simbolo di Mamma Schiavona. Una devozione particolarmente sentita anche tra i fedeli dell'Interland napoletano che affollano il santuario nei giorni di festa. Non è un furto ma una pugnalata alle spalle per tutti noi, commentano degli anziani raccolti in preghiera, nella speranza che in questi giorni che precedono il Natale i ladri che hanno violato il Tempio Sacro restituiscano i monili degli ex voto alla Madonna. Poi ho sentito rispetto a molto male, molto male, perché comunque la Madonna di Montevergine è la nostra protettrice e non si deve toccare. A parte questo, comunque, cioè, chi ha fatto questo, io volevo anche scriverlo su Facebook, dove non rimanere con le mani là. È un brutto Natale. È un brutto Natale. Siamo rimasti male, insomma, anche perché comunque, insomma, andare a rubare, insomma, alla Madonna, insomma, penso proprio che abbiamo raggiunto proprio il fondo, insomma. Voi poi siete molto devoti. Beh, certo, insomma, ma non solo l'Ospedaletto, insomma, tutta la Campania e anche magari le regioni limitrofe. Sembra, insomma, una cosa assurda, però purtroppo oggi come oggi non si guarda in faccia a nessuno, insomma, purtroppo nemmeno la Madonna. Ormai non tengo rispetto per niente, è peccato per la Madonna, non si tocca. Ma poi che rappresenta la Madonna? A me rappresenta tutto. Rappresento tutto, rappresento mia madre, rappresento me, rappresento i miei figli, rappresento tutto. La Madonna per me è importante. Okay. Anche mangiando, anche pranzando, mi viene in mente, perché da stamattina mi è venuto in mente già chissà quante volte. Che... Non l'aspettavo questo momento, che viene a rubare Madonna, però che ne io capito come dico, che di sate di altre, perché non hanno mai rubato là. Si devono rinchiudere dentro queste persone, perché... Questa cosa la deve finire, anche perché la Madonna da sta là per proteggere tutti quanti. E poi un santuario, che colpa te nella Madonna? Non so come nemmeno come si fa innanzitutto andare a rubare in un tempio sacro, già è qualche cosa di mostruoso. Poi al di là del questa è storia che va via, sono pezzi di storia che si tramanda, che d'improvviso scompaiono per colpa di qualche disperata, non penso, perché non è che da come si dice hanno fatto un foro, quindi è tutto studiata la situazione, non è che è andata lì con un martello per cercare, però. Quindi questo è in un'epoca così particolare ci addolora.